Io ringrazio Alessandro che ha messo la faccia, però probabilmente così non vediamo, pensando che sia politica, non veniamo ascoltati. Noi vorremmo invece essere dei cittadini, cittadini che lavorano, cittadini che sono presenti in questa città, cittadini che vorrebbero avere una spiegazione più seria di quella che è stata data fino ad ora per quanto riguarda la ZTL. Perché questo accanirsi a chiudere tutto il centro senza dargli un aspetto vivibile, un aspetto che sia turistico? Vorremmo essere ricevuti dal signor sindaco, perché come riceve gli altri cittadini, quelli che le danno ragione, vorremmo essere anche noi ascoltati. Pregherei il sindaco di non riceverci alle 12 quando i negozi e le persone hanno da fare, ma di riceverci in un orario consono a tutti quanti, cioè fra le 20:30 e le 22:30. Lunedì 24 saremo in consiglio comunale ad ascoltare. Io non sono una che lancia le pietre, però mi arrabbio molto davanti a questa freddezza, davanti a un sindaco che non vuole ascoltare i suoi cittadini. Abbiamo ricorso al TAR che partirà lunedì, speriamo di essere ascoltati almeno lì. E ancora una volta ripeto, io non sono contro la ZTL, io sono contro questo sistema, questo modo di imporre le cose senza ascoltare minimamente i cittadini.